Gaetano Gebbia, esperienze come questa per un ragazzo in fase di crescita a cosa e quanto servono? Ma servono sicuramente perché il ragazzo ha l'opportunità anche episodicamente di confrontarsi con un allenatore diverso che non è colui il quale lo segue quotidianamente, ma serve soltanto nella misura in cui poi il ragazzo continua ad allenarsi nel suo club con i propri allenatori con la stessa intensità, con la stessa concentrazione con cui si è allenato oggi con me. Al di là dell'aspetto esclusivamente agonistico, esperienze come questa servono anche ai ragazzi per aprirsi a nuovi orizzonti. Sì, è appunto quello che dicevo, purtroppo nelle nostre realtà del Sud l'opportunità per questi ragazzi di confrontarsi sono poche, non sono sufficienti, quindi avere un'occasione ogni tanto di potersi confrontare in maniera diversa realmente credo che gli possa servire. Forse finalmente le società hanno capito che ripartire dalla base è fondamentale. Purtroppo non sono così convinto che questo accada con tutte le società. Questa per esempio dell'Alma Basket è una società che crede molto in questo tipo di lavoro, di impegno, perché loro lavorano molto a livello giovanile e devo dire che da quello che ho visto si vede come i loro ragazzi sono curati, così come anche quelli delle altre società che hanno partecipato a questo evento. Questo dovrebbe essere la norma un po' di tutte le società, soprattutto di quelle di vertice, e che loro dovrebbero essere il motore trainante anche dell'attività giovanile, cosa che purtroppo non avviene per come dovrebbe essere. Se dovesse dare un consiglio appunto a queste società che sostengono magari tanti sacrifici e forse non ottengono quanto sperano e quanto meriterebbero? Ma io credo che chi lavora a livello giovanile è innanzitutto sostenuto da una componente fondamentale, quella della passione. Della passione, dell'interesse nel soddisfare i bisogni dei ragazzi, e questo credo che sia fondamentale. Devono continuare a tenere viva questa passione e possibilmente trasmetterla ad altri, perché solo in questo modo si può pensare di portare avanti un'attività che non ti dà delle occasioni di visibilità. Non sempre, come si diceva, si raggiungono dei risultati, perché i risultati a livello giovanile si raggiungono nel lungo periodo, non nel breve periodo, a differenza di quello che può accadere in una prima squadra, che in una stagione si possono raccogliere anche dei risultati importanti. A livello giovanile, che prevede una programmazione a lungo termine, a volte si raggiungono risultati dopo tanti anni. Io ho raccolto dei risultati a livello giovanile dopo più di 10 anni che avevo investito e lavorato sulle categorie giovanili, ma è la norma, non è l'eccezione. Quindi pazienza, lavoro, lavoro, pazienza. Assolutamente sì, ma non soltanto pazienza degli allenatori, perché gli allenatori sono ben disposti da questo punto di vista, soprattutto pazienza da parte della società, dei dirigenti, che devono capire che a livello giovanile la programmazione è veramente proiettata nel futuro, non può essere proiettata nell'immediato. Grazie a voi.